Domani, 20 gennaio, festa di San Sebastiano, patrono della polizia locale. Ad Andria una cerimonia celebrativa, oggi 19 gennaio, ma anche occasione per tracciare il bilancio delle attività poste in essere nell'anno 2018 dalla polizia locale. Comandante, com'è andato quest'anno? È stato un anno molto impegnativo, diciamo, i risultati si vedono, però diciamo, è stato anche un anno dal punto di vista personale abbastanza impegnativo, perché con la scomparsa della collega Natalia Sinisi ha creato, diciamo, è stato un momento veramente tragico per il corpo. Purtroppo il lavoro deve continuare, quindi diciamo, ci siamo rimboccati le maniche e siamo andati avanti. Quali sono i risultati che avete raggiunto? E i risultati, diciamo, spaziano è vero che abbiamo elevato un bel po' il numero delle sanzioni comminate, però d'altro canto è anche dovuto al fatto che con la nuova organizzazione, con la maggiore presenza nelle varie periferie, quindi ha comportato inevitabilmente un aumento del tipo di sanzioni. Però non è questo la nostra funzione, non è quella di sanzionare, ma è quella di prevenire, quindi vorremmo che i cittadini ci aiutassero in questo, perché se loro rispettano le regole per noi è più facile fare il nostro lavoro e quindi non siamo costretti poi ad elevare le sanzioni. Per il futuro? Per il futuro, nel prossimo futuro la cosa è il trasferimento presso la nuova sede e cercare di continuare su questa strada in modo tale per rendere Andria una città che è già vivibile, però più sicura, più tranquilla per i cittadini. Eccellenza, perché è importante per una città il presidio della polizia locale? È importante perché è un presidio che dà sicurezza ai cittadini, dà tranquillità e assicura un vivere sociale pacificato, tranquillo, dove qualche testa calda viene fermata, viene messa in condizione di non nuocere al bene comune.